In conclusione del sesto raduno nazionale dell'Avis Donatori di Sangue, svoltosi nel settembre del 2007 a San Giovanni Rotondo, il Cardinal Saverio Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, ha parlato della cultura della donazione e della vita, temi che assumono particolare significato nella realtà di Padre Pio da Pietrelcina. Donare il proprio sangue, permettetemi di dirvi, non è tanto facile da capire. Proprio perché cosciente di questa domanda, avete voluto preparare la festa del nostro grande santo, San Pio di Pietrelcina, al di là della benedetta solidarietà e della compassione naturale, c'è la misericordia divina, alla quale stiamo ottemperando proprio dall'intimo del proprio io, donando il sangue. È una bella soddisfazione quella di adempiere dal nostro cuore la generosità del nostro Padre che ci dona tutto. Però, se vogliamo entrare maggiormente nel contenuto della nostra azione, contempliamoci oggi nel nostro incontro in questa bellissima chiesa, bellissimo santuario di San Giovanni Rotondo. Stiamo eseguendo il mandato di Cristo che ci dice pienamente come adempiere il compito di donare noi stessi al Padre e così ai nostri fratelli. Stiamo aprendo le porte dell'eternità che converte il tempo in un presente pieno e permanente, dove nel calice troviamo il sangue di Cristo effuso per noi e per tutti per la remissione dei peccati. Stiamo facendo così la sua memoria. Nel pensiero della cultura semitica e dei popoli circostanti nell'epoca della presenza storica di Cristo sulla terra, sangue valeva vita. Nella comprensione del tempo si pensava proprio che la vita risiedesse nel sangue, a tal punto che dare la vita significava dare il sangue. Togliere la vita significava effondere il sangue. Chi uccideva un altro si chiamava sanguinario. In questo contesto, quando Cristo afferma di darci il calice del suo sangue, vuol dire che ci dà tutta la sua vita, che ci fa partecipi della sua stessa natura divino-umana. E quando noi prendiamo questo calice, liviamo la stessa divinità. Varchiamo la soglia del tempo e la contingenza del perituro ed entriamo nella pienezza vitale dell'eternità. Così imitiamo la misericordia del Padre verso noi figlioli prodigi e siamo in grado di guarire i malati prendendo l'unico farmaco di immortalità. Cristo parla di versare il sangue per noi. Cioè, non soltanto ci dà la vita e la vera salute, ma ci la dà mediante il suo sacrificio cruento, dove senza metafore, nella realtà terribile della croce, ci dà la vera salute. Dalla croce pende la vera salute del mondo. Considerare in modo particolare che la finalità di questo versamento di sangue è il perdono dei peccati, ci porta a capire che effettivamente l'origine della morte e della malattia sta proprio nella malvagità introdotta da noi, umanità. Quindi l'origine è nell'odio, nella distruzione, nella superbia egoistica, nel culto di se stessi, nel voler essere il centro di tutto, il criterio ultimo di ogni condotta, il dominatore assoluto al quale ogni altro si deve sottomettere. Questa malvagità è chiamata la cultura della morte. Togliere questa cultura della morte, antipode di qualsiasi salute, è impossibile con i nostri mezzi umani. La storia e la realtà che oggi viviamo, la nostra esperienza quotidiana
sono testimonianze vive ed eloquenti. La cura è possibile soltanto con l'azione onnipotente di Dio nostro Padre misericordioso, che ricevendo i suoi figli prodigi vince l'odio col suo amore infinito, personificato nel regalo sulla croce del suo figlio unigenito, il quale, con il suo stesso amore infinito, esattamente uguale a quello del Padre, cioè lo Spirito Santo, ci unisce in tal modo a Lui che ci fa figli di Dio nel Figlio di Dio, e che per il preziosissimo sangue del Figlio, in un amore indicibile, ci stupisce con la risurrezione. Questa è la vera misericordia di Dio che da peccatori e destinati alla perdizione ci eredita il suo banchetto celeste pieno di gioia e felicità. Viviamo in un mondo di simboli, azioni pratiche che mentre si chiarificano nascondono nello stesso tempo la loro ricchezza. La donazione di sangue che facciamo ci scrive dentro questo mondo simbolico, chiarifica la nostra solidarietà, la nostra compassione, la nostra responsabilità, la nostra dedizione per gli altri, e nascondono il mistero profondo dell'esistenza sul quale balbettiamo qualcosa dalla Eucaristia. Ci affondiamo nell'oceano immenso di Cristo Redentore. Partecipiamo in qualche modo della sua effusione salutare di sangue, partecipiamo in qualche senso della stessa gratuità del dono immenso che ci dà Dio, nostro Padre. E la nostra donazione di sangue fa sì che la salute fisica si possa ridare a tanti nostri fratelli, però la nostra azione trascende anche la salute temporale e si protrae oltre i suoi confini, fino a penetrare lo spessore stesso del mistero, essendo un simbolo della nostra totale consegna a Cristo. La nostra donazione di sangue si converte così in un inno alla vita, in un inno di vittoria e di risurrezione, in una partecipazione che prolunga la consegna del sangue di Cristo e smentisce la più seducente menzogna della cultura della morte, che presenta come unici vincitori nella vita coloro che proclamano come supremi valori l'egoismo e la chiusura in se stessi, dominati dalle pulsioni di potere, piacere ed avere, la voglia di dominio, il rendere tutto come un totale commercio dove si esilia ogni vero regalo. La donazione gratuita di sangue si trova esattamente nel punto opposto di questa cultura morente. Per noi cristiani, come avevamo detto, significa donare se stesso a Dio ed agli altri anche fino alla morte, partecipando della misericordia divina. Questi sono i veri vincitori in questo cammino di autentica solidarietà, e solo così si realizza la valiante ed unica possibile vittoria che è la risurrezione. Vi invito in questa Santa Messa a partecipare al sangue di Cristo, che voi verserete anche attraverso il vostro proprio sangue donato ad altri, come segno della misericordia divina per la salute di tante persone, specialmente dei più poveri e bisognosi. Così sia.